giusto. Sono bravissimo. Noi siamo presentatore nato. Presentatore straordinario. Noi siamo presentatore. No, siamo stati benissimo. Siamo stati veramente bene, una ospitalità meravigliosa. Atmosfera unica, ringraziamo Luca il direttore, ringraziamo i ragazzi che hanno organizzato la rassegna. Tutte le persone che sono venute qui e tutti quelli che ci conoscono, che ci vedono. Che ci vedono da là. Ciao! Ciao! Ciao. Allora, si è appena conclusa, è stata una serata splendida, è andata molto bene, molto di più di quanto mi aspettassi sinceramente. C'è stato molto divertimento, una grande partecipazione di pubblico, di spirito, di energia. È stata una serata che non scorderò mai. Mi è piaciuto molto, poi per me è stata un'occasione unica perché è la prima volta che vengo in Calabria da questa zona. Non ero stato solo una volta a Vibo Valentia. Perciò per me è proprio... ho scoperto un sacco di cose questa sera, in questa giornata, quindi sono molto contento. Poi ho ritrovato amici, colleghi, meglio di così non potevo andare. Il prossimo anno ci sarà un altro anno di impostazione e c'è qualcosa che si muove, non posso dire ancora niente perché io sono abbastanza schermato, perciò perché non dire gatto se non l'hai nel sacco. Un saluto a tutti quelli che mi seguono, che mi sopportano e che mi vogliono bene. Grazie, baci. Sul futuro non posso dire niente perché è tutto in lavorazione. Diciamo che ci sono dei progetti che forse si concretizzano. La serata è stata molto piacevole, qua l'atmosfera è bellissima, la gente è molto calorosa, quindi sarà... ho fatto bene a venire. Premesso che non sono una gran chiacchierona, anzi mi imbrano sempre quando devo fare le interviste. È stata una serata veramente bellissima, non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa e poi questa iniziativa che fa Luca con i ragazzi è davvero notevole, cioè ce ne dovrebbero essere di più, poi ovviamente legata al cinema, cioè per me ha un valore particolare, bello, veramente bello. E onoratissima di essere stata qui. Sono anche contenta che ogni anno continuate a chiamare come rappresentanti, insomma, qualcuno dei nostri, qualche rappresentante di Imposta al Sole. che vi posso dire? Progetti futuri? Non lo so, mi piacerebbe riprendere teatro perché è da tanto che non salgo sul palcoscenico, che non sia quello del ballo. spero quest'anno di riuscirci. Grazie mille. Non vi posso svelare niente, è stata una bellissima serata, veramente meravigliosa, sono felicissimo di aver ricevuto questo premio, vi bacio tutti dal profondo del mio cuore. L'edizione, la 15ª edizione è andata benissimo, più delle aspettative. È stata un'annata partita male, però poi si è andata poi sistemando e soprattutto abbiamo fatto un'edizione diversa, un'edizione con tanti ospiti. Abbiamo fatto un gran gala del cinema dove hanno partecipato attori, attrici e tantissima gente. Abbiamo avuto, diciamo, il meglio della televisione e del cinema che ha preso parte a questa manifestazione che ormai è partita da niente, sta piano piano, gradino dopo gradino, sta salendo sempre di più. I ragazzi sono stati coinvolti anche quest'anno come tutti gli anni? Sì, i ragazzi vengono sempre coinvolti perché sono al centro dell'attenzione di questa manifestazione. Questa iniziativa nasce per promuovere il territorio, ma soprattutto per dare spazio ai ragazzi che vogliono intraprendere magari una strada come questa, anche un diversivo rispetto a tanti altri. È un modo per far conoscere la passione ai ragazzi in un mondo dove la apatia ormai sta predominando, quindi la passione è quella che io voglio trasmettere ai ragazzi e che piano piano ci sto riuscendo, quindi mi vanto di questa cosa. Cosa sogni per le notti dello statere, per il futuro? Le notti dello statere per il momento c'è questo un sogno, quindi già il presente che è stato quello di stasera, no? Che tra virgolette già siamo al passato perché stiamo già lavorando già così sulle piedi alla seconda serata di quest'anno perché vogliamo fare più iniziative per questa ricorrenza dei 15 anni.